Buonasera, benvenuti a Primo Piano Sport. Teramo in campo alle 20:30. Come sapete, è posticipato l'inizio della gara contro la Casertana per i fatti noti del riscontrato caso di positività al Covid-19 per un giocatore campano. Le ultime notizie parlano di nuovi test effettuati sui giocatori e sullo staff della squadra della Casertana con tutte negatività, tranne proprio uno in cui è stata riscontrata una diciamo non negatività, ma in ogni caso il giocatore non scenderà in campo. Teramo che comunque cerca i 3 punti per confermare l'inizio di stagione quanto mai positivo di questo primo scorcio del campionato di Serie C. Si giocava oggi il quinto turno nel girone C della Serie C, gare che sono state disputate, altre dovranno essere giocate, classifica che ovviamente va aggiornata dopo aver recuperato tutte le gare che ci sono da recuperare, ma intanto andiamo a vedere quello che è stato il quadro dei risultati della quinta giornata con le gare tra Ternana e Potenza, finita 3-0 in favore dei rossoverdi. E quella tra Vibonese e Paganese, vinta dalla Vibonese 5-2, gare che si sono giocate e disputate nella giornata di ieri. Cancellata invece la gara tra Bari e Trapani, con il Trapani che, come sapete, è stato escluso dal campionato, e poi Cavese-Viterbese 0-2, Francavilla-Catania si gioca anche questa alle 20:30, la vittoria del Bisceglie sul Palermo 2-1. In grafica la gara del Teramo contro la Casertana e poi Turris Monopoli 1-1, Catanzaro Foggia 2-1. Domani sera invece la gara tra Avellino e Juve Stabia, che sarà il posticipo del lunedì. Vi dicevo, classifica che ovviamente risente delle gare ancora da disputare, tante gare da disputare, e quindi poi vedremo di aggiornare nella giornata di domani il quadro generale della classifica del girone C. Ma andiamo proprio a vedere il quadro di tutti i risultati della giornata, a cominciare da quello della Serie D. Si giocava la quarta giornata di campionato nel girone F, Castelnuovo Agnonese 2-1, Campobasso Montegiorgio 2-0, Cinzia Balonga Castelfidardo 1-0. È stata rinviata la gara tra Matese ed Aprilia, Recanatese Porto Sant'Elpidio 3-0, San Nicolò Notaresco Terme Fiuggi 3-1, Tolentino Reale Giulianova 1-1, Vastese Pineto 1-0, Vasto Girardi Rieti 1-0. Andiamo a vedere la classifica. Dopo 4 turni, in testa un terzetto formato da Campobasso, Notaresco e Recanatese con 10 punti, Castelnuovo 9, Tolentino 8, Vasto Girardi, Cinzia Balonga 7, Montegiorgio Pineto 6, insieme al Terme Fiuggi, poi Vastese 4, Matese 3, Real Giulianova, Castelfidardo, Rieti e Porto Sant'Elpidio 2 punti, Aprilia 1, Olimpia Agnonese ancora fermo al palo con 0 punti. Ovviamente Matese e Aprilia hanno disputato una gara in meno. Il quadro dei risultati di eccellenza abruzzese, sesta giornata, Acque Sapone Chieti 3-1, Alba Adriatica Lanciano è stata rinviata, anche qui protagonista il Covid, poi Vasto Marina San Buceto 1-3, Capistrello Villa 2015 0-0, Casal Bordino Nero Stellati 1-2, vince l'Aquila sul campo del Nereto 2-0, Penne Avezzano 1-2, Pontevomano Renato Curi Angolana 3-2, primi 3 punti per il Pontevomano, Spoltore Flacco Porto Pescara 1-3, comanda ancora la squadra
Pescarese alla classifica dopo 6 giornate, 16 punti per il Flacco Porto Pescara, l'Aquila insegue a 14, Virtus Cupello 13, San Buceto 12, Avezzano 11, Nereto e Nero Stellati hanno 10 punti, Alba Adriatica 9, insieme al Casal Bordino e al Capistrello, Acquasapone 8, Chieti 7, Lanciano e Renato Curi Angolana 6 punti, Villa 2015, Torrese 5, Spoltore, Pontevomano 3 punti, Penne 2, chiude in coda ora il Vasso Marina con un punto. Dopo 6 giornate, Alba Adriatica e Lanciano hanno una partita in meno. Questo dunque il quadro dei risultati con il Teramo, come vi dicevo, in campo alle 20:30 contro la Casertana. Di scena il campionato di Serie D, il girone F. Abbiamo visto dal quadro dei risultati il terzetto in testa alla classifica, conferma importante quella del Notaresco in uno dei big match di giornata contro il Fiuggi. Vince una gara importante la squadra di Epifani e comanda la classifica insieme alla Recanatese di Giampaolo e anche al Campobasso, Campobasso che si sbarazza con un secco 3-0 dell'ostacolo Monte Giorgio. Bene anche il Castelnuovo che vince una gara tutt'altro che semplice contro l'Olimpia Agnonese, gara piuttosto sofferta, forse più del previsto, ma molto bene la posizione in classifica per la squadra allenata da Guido Di Fabio. C'era un derby in programma, quello tra Vastese e Pineto, se lo è aggiudicata la squadra biancorossa, dunque note negative per il Pineto, mentre il Giulia Nova strappa un buon punto contro una squadra ostica come il Tolentino. Ma è il momento di andare a vedere le immagini delle gare, a partire proprio dal Notaresco di Epifani. Vi dicevo, prova di maturità, la squadra si è imposta, la squadra rossoblù si è imposta sul Fiuggi con il risultato di 3-1. Vediamo il servizio. Prove da capolista sul campo amico da violare per la compagine di Massimo Epifani che dopo il rotondo successo di Agnone chiede strada al Fiuggi di Peppe Incocciati che si fida della trazione anteriore di Bittai, Acosta e Basilico, mentre i rossoblù confermano in parte il 4-3-3 di 7 giorni prima con le sole eccezioni di Ghiani al posto di Bianciardi. Quarto minuto, grazie all'immagine di Maria Carannante. Andiamo a vedere cosa è successo. Dicevo, quarto minuto, Marchionni che fa suo un contrasto con forza, apre per Banegas che in diagonale costringe Spadini in angolo e dagli sviluppi dello stesso il tocco fortunato di Fabrizio Marchionni che fa carambonare la sfera in palo rete 1-0. Non una grande reazione se si considera l'azione al minuto 12 dei bianchi rosso-blu. Al 12° Basilico per Forgione, ma il tiro è centrale, facile preda di Sciba. Al 19° Marchionni dà il là ad una lunga manovra con Lattarulo, ancora lui, Banegas che serve involontariamente Frulla che sotto misura Mancaspecchio raddoppio. Lampo Fiuggi al 26° Bittai serve molto bene da sinistra, ma Basilico e Forgione si ostacolano vicendevolmente di fronte a Sciba che ringrazia. 33° Frulla prova e ci riesce quasi, il colpo sul legno traverso dal calcio d'angolo, gol mangiato e sì, purtroppo gol subito perché Basilico disegna una parabola sulla quale nulla può Sciba immobile a battezzare la palla nel sacco 1-1. Primo tempo con diverse recriminazioni per i padroni di casa ed ospiti che capitalizzano al massimo esponente la prodezza di Gianmarco Basilico. Alla ripresa delle ostilità il San Nicolò Notaresco si riporta subito in avanti. Marchionni prova il cross, trova la mano di Rizzitelli per eremitaggio di Ancona e calcio di rigore.
dagli 11 metri Banegas, prima si fa respingere e poi mette la palla nel sacco per il 2-1. La maggiore intensità permette al San Nicolò Notaresco di esprimere meglio la propria qualità e di tenere in pressione i fiuggini, così come al 16esimo con Marchionni per la sovrapposizione di Lattarulo che costringe Spadini in corner, e al 20esimo con lo stesso Marchionni che si fa respingere il tiro sotto misura da Spadini. Al 28esimo i fiuggini reclamano per un mani di Colombatti, ma il direttore di gara ammonisce invece Bittai e Incocciati per proteste. Minuto 36, Fiuggi in 10 con il rosso a Tucci, entra anche l'ex Napoli, il 18enne Cifarelli per gli ospiti, ma in una classica azione di ripartenza di Marchionni, Dos Santos mette in ghiaccio, risultato e partita. E poco conta se lo stesso Dos Santos viene mandato fuori con il rosso per un calcetto proibito di troppo e che Shiba poi al 95esimo sbarra felinamente la porta a Basilico. Allora mister, una vittoria meritata, oltre al pareggio subito con una perla di Basilico, però la sua squadra dopo il gol subito ha reagito, secondo me, a mio parere, molto meglio rispetto al primo tempo. Abbiamo fatto sia il primo tempo per un modo sia per il secondo, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Dopo il vantaggio abbiamo avuto delle occasioni per fare il 2-0, non ci siamo riusciti. La prima tiro in porta abbiamo subito l'1-1, però la squadra ha continuato a giocare. Il secondo tempo siamo rientrati con il piglio giusto, abbiamo fatto delle grandi giocate e credo che il risultato è meritatissimo e siamo contenti di questo risultato. In questa stagione è arrivata la prima vittoria in campionato che mancava dall'anno scorso, comunque in queste prime quattro partite la sua squadra è imbattuta e in vetta con il campo basso. Ma di questo è di stare in vetta oggi non mi esalta e non mi interessa nemmeno. Mi piace oggi che dopo tante partite fatte bene abbiamo migliorato la partenza, che era una piccola pecca che ci avevamo. Abbiamo fatto una grande partita a livello mentale, siamo cresciuti ancora e di questo ne sono contento. Adesso bisogna costruire, questi primi mesi bisogna costruire una grossa identità, una grossa mentalità e con tanta umiltà cercare di fare risultato ogni domenica. Sull'espulsione di Santos mi può dire qualcosa? Ma è stato un abbaglio dell'arbitro, Dos non ha dato un calcio assolutamente al giocatore a terra, è stato espulso, ci dispiace, speriamo di non avere conseguenze sull'espulsione perché non la merita, non ha fatto niente, quindi speriamo che non ci saranno giornate per il ragazzo. Sicuramente un'espulsione pesante che peserà nella prossima giornata. Ah no, abbiamo altri giocatori, sopperiremo all'assenza di Dos Santos, ci sono giocatori nella rosa che possono sopperire all'assenza, e vuol dire che chi sarà chiamato in casa dovrà fare una grande partita per cercare di non far sentire la mancanza di Dos Santos. Grazie mister. Mister, avevate resistito bene nel primo tempo, poi è successo qualcosa nella ripresa. Sì, è successo diverse cose nella ripresa, peccato perché quando gli arbitri non riescono a gestire, commettono degli errori, questo è uno sport che è legato ai particolari e chiaramente quando sono negativi, non perché una squadra sta giocando male o perché merita, ma soprattutto, e mi riferisco all'azione del rigore che secondo me era del tutto immeritato perché il ragazzo aveva le mani dietro la schiena, quindi di solito la regola dice questo. Vabbè, comunque è passata lì. Poi, immediatamente dopo, avevamo l'opportunità di pareggiarla la partita perché sul rinvio da dentro l'area lo stesso difensore prende la palla con le mani e anche lì è volato su via a questo episodio e chiaramente ci siamo trovati sotto in merito. Che era condizionato dall'arbitro. Sicuramente sì, ma non voglio dire, ma anche in buona fede, perché poi alla fine non è che si discute la mala fede, però anche in queste categorie, quando si trovano persone, ragazzi che non sono adatti, secondo me, o quantomeno devono ancora imparare tanto, possono creare delle problematiche. Questa partita l'hanno creata a noi e speriamo che poi alla fine non le creano più a nessuno, però il dato di fatto è questo, noi non abbiamo nulla
da recriminare. Mi sembra che la squadra abbia dimostrato di essere una squadra compatta, che gioca bene al calcio, che sa quello che vuole. E peccato, potevamo assistere, almeno per quello che ci riguarda, a un fine di partita più sereno, più leale, perché poi, come avete visto, hanno innervosito tutti, i giocatori espulsi, insomma. Uno spettacolo che sicuramente non è degno di questo sport, e bisogna stare attenti, perché quando si inserisce in questi particolari, come dicevo prima, il fatto che si innervosiscano tutti, può succedere di tutto, e non è assolutamente il momento adesso che ci siano persone che possano aizzare, perché gli animi sono abbastanza tesi. Arbitraggio a parte, cosa può dire tatticamente di questa gara? Ma due belle squadre che sanno, diciamo, quello che vogliono, e sicuramente hanno una gara giocata a viso aperto da entrambi. Sì, ma noi siamo venuti qua per vincere la partita, senza ombra di dubbio, è quello che io cerco di trasmettere ai miei ragazzi, perché questo gioco si gioca per vincere, non per partecipare. Il Notaresco è stato bravo a sfruttare le occasioni che in parte, soprattutto la prima, gli abbiamo regalato noi su un calcio d'angolo. Hanno trovato il gol, però noi abbiamo recuperato. E poi il secondo tempo, purtroppo, l'episodio del rigore ha un po' condizionato il tutto, perché poi, ripeto, ha innervosito gli animi, perché non era assolutamente da segnare questo rigore, che ha condizionato la gara inevitabilmente. Quindi da quel punto in poi c'è stato un po' di disordine, le squadre si sono comunque battute fino alla fine, però il nervosismo che emerge semplicemente solo perché sia dall'una che dall'altra parte, insomma, l'arbitro secondo me non è stato all'altezza della situazione. È stata forse una gara più difficile del previsto, quella del Castelnuovo contro l'Olimpia Agnonese, ma i neroverdi di mister Guido Di Fabio si prendono i primi 3 punti casalinghi, 3 vittorie in 4 partite per il Castelnuovo, matricola che si assesta alle spalle del terzetto in testa alla classifica. Per il Castelnuovo in rete Emili e poi un rigore di Loviso. Vediamo il servizio. Importante vittoria per il Castelnuovo Romano, che supera 2-1 l'Agnonese e rimane in scia alle prime in classifica. Castelnuovo che prova da subito a fare la partita al sesto. Sbarbati si districa e conclude la sua terra centrale dal limite dell'area al nono, e Agbonifo che affonda sulla destra. La sfera giunge poi dall'altra parte a Di Ruocco, che prova il diagonale, parato però in 2 tempi. Al 17esimo la replica dell'Agnonese, Imo anticipato in mezzo all'area di testa, la palla poi giunge a Silla che va giù a contatto con Agbonifo, l'arbitro però lascia proseguire. Castelnuovo riprende in mano il pallino del gioco. Al 20esimo Loviso lancia in area Di Ruocco millimetricamente, cross che attraversa tutta l'area e poi giunge ad Agbonifo sulla destra, ma l'azione sfuma. Al 24esimo ancora Sbarbati che ci prova dal limite con un rasoterra che però non ha buona fortuna. Ci riprova ancora l'Agnonese al 31esimo, Del Gaudio dei 20 metri ma centrale, facile preda di Natale. Al 37esimo ancora Agnonese con una punizione dal limite di Chiavazzo che termina di poco alta. E poi al 40esimo cross di Di Ruocco per il Castelnuovo e colpo di testa vincente a centro area di Emili per l'1-0, secondo gol consecutivo di Lorenzo Emili che fa chiudere al Castelnuovo in vantaggio il primo tempo. La ripresa si riapre con lo stesso leitmotiv del primo tempo, col Castelnuovo che continua a fare la gara. Al 9° cross dalla destra di Di Ruocco e dall'altra parte da 2 passi D'Egidio conclude sull'esterno della rete. Al 16esimo il cross è di Sbarbati e sempre Di Ruocco dal limite dell'area piccola che ci prova di prima intenzione ma scheggia soltanto la traversa. Al 18esimo l'Agnonese trova il pareggio, Nsumbutanda controlla al limite dell'area con un dubbio fallo di mano, la sfera finisce a Imo, colpisce il palo, balla poi sulla linea di porta, Casimirri provando a tirarla fuori, la spedisce però nella propria rete per l'autogol dell'1-1. Al 19esimo però il Castelnuovo reagisce subito, D'Egidio va giù in area a contatto con Litterio ed è Loviso che freddo realizza il rigore del 2-1.
Castelnuovo che continua ad attaccare al 28esimo, Morganti serve in area, Emili girata del trequartista che finisce alta. Al 31esimo Sbarbati se ne va in slalom nell'area di rigore, ma al momento del tiro conclude debolmente. Al 34esimo rischio per il Castelnuovo, retropassaggio intercettato da Himo che a tu per tu col portiere Natale spedisce fuori. Al 35esimo bordata di Sbardati dai 20 metri, tiro alzato in angolo dal portiere. L'ultima opportunità al 47esimo per Lagnonesi, batti e ribatti davanti alla porta del Castelnuovo con salvataggio sulla linea, ma la palla non entra e la difesa neroverde riesce poi ad allontanare il pericolo. Mister Guido Di Fabio, terza vittoria in 4 partite in questo campionato, vittoria sofferta ma meritata quest'oggi con l'Agnonese, sofferta più che altro per il risultato esiguo, anche se comunque il Castelnuovo ha tenuto il pallino del gioco un po' per tutta la gara, l'Agnonese però si è riuscita a difendere bene. Sì, le partite sono tutte difficili, oggi l'avevo pronosticato perché avevo visto la partita dell'Agnonese e non è sicuramente quella squadra che ha 0 punti e che è allo sbaraglio, assolutamente è una squadra che è in fase di costruzione ed ero convinto che oggi ci potesse creare qualche problema, così è stato, la mia squadra è stata brava a tenere la concentrazione alta, a concedere pochissimo, a essere molto umile. Forse l'unica pecca è il fatto che abbiamo avuto tantissime occasioni per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto, poi dopo come capita spesso l'episodio, infatti un'autorete la riapri e diventa tutto più difficile. Sì, infatti, poi però è stato bravo il Castelnuovo subito dopo la tua rete, il gol subito, a non arrendersi, a rilanciarsi subito immediatamente in avanti, a conquistare il rigore della vittoria. Sì, avevano avuto subito una reazione perché si sono sentiti un attimo defraudati di un pareggio dopo tutto quello che avevamo creato. E abbiamo avuto arrivati con un presunto fallo di mani. Sì, però io mi sono incavolato tantissimo con i miei giocatori lì perché anche durante la settimana non fischio mai certi quando arbitro le partite, certi falli, perché loro non si devono fermare mai, perché può capitare che l'arbitro non veda, che ci sia una svista. Proprio in quel momento c'è stato un attimo di calo di concentrazione proprio per il fatto che si aspettavano che l'arbitro fischiasse una punizione, non è stato così e guarda caso ci abbiamo preso gol. Quindi questa è un'altra situazione che non deve più capitare, però siamo stati bravi subito a riportarci in vantaggio con rigore di Loviso. Poi abbiamo avuto altre 2 occasioni clamorose, una con Di Rocco e una con Emili, che potevano sicuramente chiudere la gara, non è stato così, ci ha fatto soffrire fino alla fine, però anche soffrendo quando si vince si sta bene. Mister Stefano Segnigagliesi dell'Agnonese, un Agnonese combattiva quest'oggi, avete provato a reggere, primo tempo si è giocato abbastanza, siete riusciti a trovare il pareggio, forse in maniera un po' racambolesca, una ripresa però subito il gol del 2-1 del Castelnuovo. La squadra ha fatto bene, è cresciuta, ha lottato, ha tenuto in piedi una partita contro un avversario di ottimo livello. E nel momento più importante, quando avevamo comunque rimesso a posto le cose, abbiamo ripreso subito un gol che si poteva evitare, e lì non è stato facile, però ci abbiamo provato, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto anche altre occasioni per poterla pareggiare, una clamorosa penso al 93esimo che poteva darci la soddisfazione, però oggi abbiamo lottato per 95 minuti cercando di fare tutto quello che era possibile per portare a casa il primo punticino che ci avrebbe dato morale, però la prestazione è confortante. Sì, si prova a ripartire dalla prestazione dopo i cambi societari che ci sono stati in settimana. Noi siamo stati chiaramente un po' sconfusionati da tutte le situazioni che sono partite dall'inizio in ritardo, poi adesso il cambio di società che ci darà una grossa mano, però c'è bisogno di un pochino di tempo. Oggi ho visto buone cose e sono fiducioso per il futuro.
Il Campobasso riprende la marcia di vittoria, si sbarazza del Montergiorgio con un secco 3-0. La squadra di Mister Cudini è ancora imbattuta in questo campionato. Vediamo. Continua la striscia positiva per il Campobasso di ben 4 risultati positivi in 4 gare giocate e 10 punti in campionato, con il primo posto in classifica. Gli uomini di Mister Mirko Cudini travolgono anche il Montegiorgio vincendo per ben 2-0. Ma passiamo alla cronaca. Primi minuti di grande pressione che mettono a disagio la difesa ospite. Nitida l'opportunità che capita ad Esposito al minuto 7. Cogliati apre per il numero 10 che defilato si ritrova tu per tu col portiere, ma alza troppo la mira. La squadra di casa fa la partita e a metà tempo sfiora di nuovo per ben 2 volte il vantaggio. Prima Brenci va un pelo dal palo, poi Esposito dall'area piccola, ma non sfrutta peccando di egoismo. Passano i minuti e finalmente il Campobasso la sblocca al 38esimo minuto. Esposito d'esterno in ripartenza per Candellori, che rientra sul destro. Fa fuori un avversario prima di crossare sul secondo palo, dove c'è Zammarchi che insacca. Esplode il Romagnoli. La prima parte si chiude così, tra gli applausi dei presenti. Nel secondo tempo il Campobasso perde un po' di vivacità, ma non la pericolosità sotto porta. Al quarto d'ora Zammarchi avrebbe la palla del raddoppio, ma non trova il tempo giusto. Era stato perfetto il cross di Van Zan. Ma ecco il 2-0, Esposito batte l'angolo, la sfera finisce sulla testa di Bontà, che la mette all'incrocio di testa. L'ovazione del pubblico dunque sottolinea l'ottima prova del Campobasso. Si resta in vetta a quota 10 punti con Recanatese e Notaresco. Ovviamente il risultato in favore della squadra di Mirko Cudini era di 2-0 e non 3, come detto in precedenza. Campobasso nel terzetto di testa insieme al Notaresco e alla Recanatese. Ma prima di andare a vedere l'altra capolista, torniamo sul percorso delle squadre abruzzesi e della provincia di Teramo. Era sicuramente un avversario ostico, forse uno dei più ostici da incontrare in questo momento per il Real Giulianova di Federico Del Grosso. I giallorossi si hanno strappato un buon punto contro la squadra cremisi. Vediamo. Ritorna al Della Vittoria la formazione cremisi, che quest'oggi può contare sulla presenza di 600 spettatori, ovviamente distanziati, contro i giallorossi abruzzesi del Real Giulianova. Mister Mosconi può contare sulla briola, mentre deve fare a meno di Alessio Rucci, che a causa di un risentimento muscolare in maniera precauzionale viene portato in panchina. Fuori ancora Minnozzi, Ruggeri e Marcantoni. Mister Mosconi quest'oggi schiera un 4-1-3-2 con Pagliari, che fa da raccordo tra difesa e centrocampo. In avanti la coppia di attaccanti Padovani e Pier Federici. Il trainer abruzzese invece si affida al consueto 4-4-2 con in avanti Pedalino e Alex Forcini, non disponendo di Antonelli e Balducci. Prima parte della gara che solo la via senza alcun sussulto. Al nono, manovra elaborata dai padroni di casa. Dal limite Capezzani impegna Amadio, che in due tempi riesce a fermare. Al ventesimo, occasionissima ospite Francesco D'Angelo, dalla sinistra pennella il pallone per la testa di Alex Forcini, che però mette il pallone addosso all'under portiere della formazione cremisi Giovanali. Al 33esimo, ottima progressione di Giorgio Pagliari, supera come birilli un paio di avversari, poi però il capitano Del Grosso lo stende e cartellino giallo ai danni appunto del capitano della formazione giallorossa. Al 38esimo l'occasione più ghiotta di tutta la prima frazione per passare in vantaggio, sciupata dalla formazione ospite. Ancora Alex Forcini, il cui diagonale dalla destra verso la sinistra finisce di un nulla fuori dallo specchio della porta dei padroni di casa. Nella ripresa si ritorna in campo con gli stessi effettivi dei primi 45 di gioco. Dopo 7 minuti di partenza cremisi, Severini palla al piede, si porta in avanti, prova una conclusione al giro che però termina fuori bene. Versailles. 4 minuti più tardi il primo cambio della partita, fuori Pier Federici e dentro Nian. È proprio il giovane neo entrato a sbloccare il risultato al 13esimo. Punizione per i padroni di casa, Severini mette dentro l'aria. Prima la conclusione di Labriola viene ribattuta e recupero del neo entrato, che tocca di quel tanto che serve per mettere il pallone nel sacco alle spalle del numero 1 abruzzese. Al 23esimo punizione giallorossa, batte capitan Del Grosso, un difensore cremisi si rifugia in angolo. Al 25esimo sapientemente lanciato verso l'area di rigore
dai padroni di casa, Forcini viene anticipato ancora una volta dall'estremo difensore Cremisi. Preme la formazione ospite al 35esimo, spiovente dalla destra, Forcini anticipa a Gallozzi, pallone che però termina sul fondo. Al 38esimo, pareggio ospite, Pagliari si infortuna nella zona centrale del campo, l'azione continua, alla fine l'inzuccata di Barlafante ristabilisce la parità. Al 41esimo ancora un'opportunità per gli ospiti con Cipriani che viene fermato quasi sulla linea con il pallone che finisce sul fondo, finisce quindi con il risultato di parità sostanzialmente giusto. Ovviamente il colore giallo-rosso non porta bene alla formazione Cremisi che dopo la gara interna di 15 giorni fa contro la Recanatese divide la posta in pali anche oggi con i giallorossi abruzzesi. Allora mister, 100 panchine con la maglia Cremisi, un bel traguardo. Sì, bella soddisfazione, penso sia mia che della società, abbiamo fatto un percorso bello, entusiasmante, però si risetta tutto, andiamo alla conquista di Castori. Dicevamo un risultato di parità, un Tolentino che a livello di occasioni ha sofferto nel primo tempo, poi però ha trovato quella rete e nel finale poi forse è crollato un pochettino fisicamente. Sì, non è stata una partita brillante, il primo tempo è stato un primo tempo sporco, ma da ambo le parti, perché non è che loro ci hanno avuto occasioni. Nel secondo tempo abbiamo preso un piglio diverso, l'abbiamo messo in là, siamo riusciti a fare cosa, a sbloccarla. Dopo, sinceramente, il pareggio giusto, perché l'abbiamo pure pagata un attimino a livello fisico. L'abbiamo pagata un attimino a livello fisico, non sono stati bravi magari a chiudere, però non è che ci hanno avuto occasioni clamorose. È stata una partita sporca, pareggio alla fine giusto, ma loro tutto sommato sono una squadra esperta. Noi siamo tutti ragazzini, loro bene o male, sì, non con grande vigore fisico, ma tutta gente che ha giocato, la gestione della partita l'hanno fatta bene. Dispiace perché eravamo quasi riusciti a prendere, a portarla in porto, credo da 10 minuti da fine hanno pareggiato, credo una cosa su per giù così. Però va bene, noi non abbiamo, siamo partiti bene, l'obiettivo nostro è la salvezza, umiltà, lavorare bene. Questo anche è un punto guadagnato, cioè va bene, dobbiamo stare tranquilli, va bene, c'è rammarico con l'area canadese, ma questo alla fine è un pareggio giusto. Allora, mister Di Cuonzo, un risultato di parità che alla fine penso sostanzialmente accontenti entrambe le formazioni, anche se nel primo tempo le occasioni più ghiotte sono state le vostre. No, io direi che il risultato secondo me è molto bugiardo, perché comunque nel secondo tempo soprattutto abbiamo avuto tantissime occasioni, io ne conto almeno 3 sicure, e poi abbiamo avuto un'altra grossa occasione con la parata nel primo tempo con i piedi al portiere del Tolentino, dove la sfortuna lì ci ha voltato un po' le spalle, perché purtroppo questa squadra qui io insomma, la seguo relativamente, però mi sembra che è una squadra che sta giocando. Io ho avuto già la percezione durante la settimana collaborando con mister Del Grosso, perché hanno lavorato molto bene e sicuramente c'erano i presupposti per poter vincere la partita oggi, perché noi siamo venuti qua comunque per cercare di fare il risultato grosso, considerando che comunque il Tolentino ha 7 punti e io conosco mister Mosconi perché abbiamo fatto anche il corso allenatore insieme, quindi so le sue capacità quali sono, però oggi devo dire veramente che se c'è una squadra che doveva vincere eravamo noi. Mosconi magari mi dirà insomma, che forse sono un po' bugiardo, ma io non credo, l'evidenza dei fatti è questa. La Recanatese di mister Giampaolo batte il Monte Giorgio 3-0 e si tiene la testa della classifica per i giallorossi, una vittoria importante nel derby marchigiano. Finisce in gloria per la Recanatese che dopo 90 minuti di sofferenza batte un coriaceo Porto Sant'Elpidio che ha fatto davvero tutto quanto e nei suoi mezzi attuali per uscire indenne dal Tubaldi. Ed i biancoazzurri stavano riuscendo nell'impresa almeno sino ad un palpitante finale dove hanno anche avuto l'irripetibile chance di rimediare fallita dal dischetto da Miccoli. La goleada poi è arrivata a tempo scaduto con gli ospiti che avevano definitivamente abbassato la guardia dopo una partita di contenimento, di sacrificio e di lotta. Che il compito non fosse agevole per i giallorossi era scontato, anche perché Giampaolo era in piena emergenza senza Pera, Pennacchioni, Brunetti e Grieco. In attacco un binomio del tutto inedito, composto da Candide e Giaccaglia, che ci hanno messo impegno e volontà, ma chiaramente non si potevano pretendere miracoli. Le considerazioni finali di Federico Giampaolo. Mister, come avete vissuto in panchina questi ultimi febbrili e palpitanti 5 minuti? Ma da cardiobalma, perché il calcio è strano.
Abbiamo fatto secondo me un'ottima partita perché abbiamo avuto pazienza, loro si chiudevano e poi ripartivano, per cui c'era bisogno di far girare la palla veloce. Abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco, però la palla non voleva entrare, nonostante il primo tempo che potevamo andare in vantaggio. Poi con i cambi di qualità senegalesi con Liguori siamo riusciti a vincere la partita, ma penso che non ci sia nulla da recriminare perché la squadra ha sempre giocato. Ci è mancato quel guizzo per vincere la partita, ma bisogna anche dire che lì davanti non avevamo attaccanti di ruolo, per cui con Candide e Giaccaglia che hanno fatto benissimo, però è ovvio che non hanno quel guizzo di buttare la palla dentro. Però abbiamo fatto un grande passo avanti sotto il profilo del gioco, dove le ultime due partite siamo stati un po' carenti, dovuto anche forse alla condizione fisica di alcuni giocatori che non sono al 100%, però oggi la squadra ha dimostrato di fare una grande partita perché hanno avuto pazienza e nello stesso tempo poi quando hai giocatori di qualità ti spostano gli equilibri e hai vinto la partita. L'unica vera mancanza Scognamiglio, insomma, che non doveva nemmeno sfiorare col pensiero il giocatore. Esatto, anche perché l'attaccante stava andando fuori porta, per cui lì bisognava accompagnarlo. Un grandi complimenti a De Chirico, perché sia Giulianova che ha fatto una bella parata e poi soprattutto il rigore, secondo me ce l'ha fatta vincere lui la partita. 4 partite, 10 punti, no? Niente male. Beh, io metterei la firma se potessi fare come l'anno scorso 11 partite, 10 vittorie, che abbiamo fatto una cosa eccezionale, però la strada è quella. Ripeto, questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento perché ci sono giocatori che non sono al 100%, tipo Sbaffo, tipo Gomez, Togola, Grego fuori, Senegalesi sta recuperando, Liguori sta recuperando, per cui avevamo qualche problemino, però la squadra ha dimostrato che nonostante queste difficoltà è riuscita a fare una grande partita. Bene Gomez, Pera come sta? E Togolà corre quasi più forte del pallone. Sì. Beh, Pera bisogna vedere, ha avuto una contrattura, bisogna recuperarlo perché per noi è fondamentale. Togolà si è allenato pochissimo, però ha un fisico bestiale perché si vede, ha una bella corsa. E dobbiamo recuperarli, 10 punti in 4 partite nonostante queste difficoltà sono tante, per cui possiamo solo che migliorare. La cronaca, gli elpidienzi non fanno barricate ma giocano costantemente con quasi tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Ci prova subito l'interessante Gomez servito da Candidi con la sfera che termina al lato. Al 20° assist di Parasecoli per Zira, ma l'uscita di De Chirico è tempestiva. I padroni di casa cercano di stringere i tempi, trascinati da Sbaffo e Pezzotti, che al suo ennesimo traversone trova proprio il trequartista portorecanatese, la cui conclusione è deviata in corner. Si prosegue e Cavalieri si salva di piede su Gomez. Poco dopo cross di Morazzini, inzuccata di Sbaffo e presa plastica del portiere. Null'altro di eclatante sino all'intervallo, il muro rivierasco regge con notevoli difficoltà per i leopardiani per trovare spazi utili. In avvio di ripresa ancora una discesa di Pezzotti, assist per Sbaffo con tiro dal limite fuori misura. Dopo un paio di conclusioni ospiti di Parasecoli e Prati, l'inerzia cambia con gli ingressi di Senegalesi e Liguori che danno estro e vivacità al reparto offensivo. Cavalieri mostra le sue davvero eccellenti doti su una punizione di Senegalesi deviando in corner. Finale vietato ai deboli di cuore. Togolà appoggia in area per Liguori che difende magistralmente il pallone e conclude in diagonale di sinistro facendo letteralmente la barba al palo. Al 39° il sospirato vantaggio, Pezzotti mette in area l'ennesimo cross, impeccabile stop di petto di Liguori che stavolta insacca sotto la traversa. Il più sembra fatto ed invece Scognamiglio commette una sciocchezza madornale spingendo in area Zanetti su un innocuo rinvio del portiere. Rigore netto, ma dagli 11 metri la conclusione di Miccoli esalta De Chirico che neutralizza. Il resto è tutto in discesa per la Recanatese. Al 90° Sbaffo serve in profondità Liguori ed il giovane 21enne appoggia in rete di sinistro. Da applausi la terza rete, Senegalesi va via sulla fascia, appoggio a Gomez che al volo di destro trova l'angolino. 3-0 onestamente troppo largo, ma alla fine la differenza dei valori è emersa. Da stasera ognuno prosegue per la sua strada, la Recanatese è verso un torneo di vertice, il Porto è destinato a lottare nelle retroguardie, ma per gli elpidienzi già esserci è un piccolo miracolo, l'ex Mirko Miccioli.
Mister Romiccioli, credo Mirko niente da rimproverare, no? La tua squadra che ha fatto la partita più o meno che doveva fare. Sì, sono d'accordo, abbiamo fatto la nostra partita sapendo che la Recanatese è di un altro livello, nel senso che è una squadra che ambisce a vincere un campionato, oppure essere protagonista. Abbiamo avuto difficoltà, questo lo sapevamo già dall'inizio, ha fatto la partita la Recanatese, noi siamo stati lì, abbiamo sofferto, abbiamo giocato tatticamente, credo, una partita, non dico perfetta perché poi alla fine il 3-0 dice il contrario, però fino al 90esimo, 91esimo era così. Logicamente è una squadra che ha qualità, la Recanatese, ci ha messo in difficoltà. Noi siamo ripartiti 4-5 volte, anche il primo tempo potevamo far male, non l'abbiamo fatto, però per come le due squadre sono, come sono costruite e fatte, noi abbiamo fatto una grandissima partita, la Recanatese ha fatto la sua. Senti, sarà un campionato di sacrificio ovviamente per la tua squadra, però mi sembra che ci sia anche l'atteggiamento giusto di chi si deve salvare, cioè vedo i ragazzi che si aiutano, i giocatori che si danno una mano, questo è quello che vi aspetta e penso che ci siano i mezzi per giocarvela. Questo è un gruppo che sta lavorando bene, si sta impegnando, sta lavorando, sta avendo certi tipi di conoscenze, ci vuole il tempo perché anche noi siamo partiti abbastanza tardi, alla fine di agosto, perciò c'è stato un po' di vai e vieni di ragazzi, ci stiamo assestando adesso e perciò direi che il lavoro che stiamo facendo penso che sia quello giusto per essere protagonisti e salvarci, spero, prima della fine del campionato e non andare oltre. Però sappiamo che è un anno di sacrifici, i ragazzi gli faccio i complimenti perché sono stati bravi, è un gruppo che si sta aiutando, sta lavorando e non posso dire nient'altro, però faccio anche i complimenti alla Recanatese perché ha fatto bene, una bella partita, si può dire niente, sono bravi. Peccato i rigori? Peccato i rigori ci stanno penalizzando, oggi più magari che con la partita col Tolentino, anche se con il Tolentino potevamo andare in vantaggio e magari cambiava la partita, qui senza dubbio, è vero, mancava qualche minuto, magari nel calcio poi ci sta tutto, però pareggiare in quel momento lì probabilmente avrebbe anche un po' un attimino, anche a loro gli avrebbe messi un po' alle corde, ecco. Queste dunque le immagini e le parole del 3-0 con cui la Recanatese ha battuto il Porto a Sant'Elpidio. Prima di chiudere andiamo a rivedere i risultati del campionato di eccellenza della sesta giornata. Acqua e Sapone Chieti 3-1, Albadriatica Lanciano rinviata, Vasto Marino San Buceto 1-3, Capistrello Villa 2015 0-0, Casal Bordino Nerostellati 1-2, Nereto L'Aquila 0-2, Penne Avezzano 1-2, Pontevomano Renato Curi Angolana 3-2, Spoltore Flacco Porto Pescara 1-3. Andiamo a vedere di nuovo la classifica: Flacco Pescara 16 in testa, L'Aquila 14, Virtus Cupello 13 punti, San Buceto 12, Avezzano 11, Nerostellati e Nereto 10 punti, Albadriatica Casal Bordino, Capistrello 9, Acqua e Sapone 8, Chieti 7, Lanciano, Renato Curi Angolana 6 punti, Villa 2015 e Torrese 5, Spoltore, Pontevomano 3, Penne 2, Vasto Marina 1 con Albadriatica e Lanciano che hanno una partita in meno. Della gara del Teramo si parlerà come sempre in un nuovo numero di Supergol in onda come ogni settimana, il lunedì alle 21, condotto da Walter Cori, con la presenza di Tonino Valbruni, di Alfredo Napolitani e di Dodo Di Sabatino. Bene, proprio tutto per questa edizione di Primo Piano Sport, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.